produce l'offerta, quindi la proposta economica per finanziamento piuttosto che cessione del credito. Ma secondo te, Andrea, questo è tutto sto giochino qui alla fine, perché io do l'incarico al tecnico, poi viene fatto il contometrico, poi l'impresa, cioè, ma secondo te è plausibile che sia gestito dall'amministratore come, non so, quando io mi ricordo tempo addietro un condominio dove diedi le dimissioni perché mi chiesero, c'era da montare delle porte Rei, allora le porte le compriamo là, le va a ritirare Tizio e poi le monta Caio, ma non ci penso No, neanche io. no, assolutamente no. Cioè, qui Anche secondo me perché... bisognerà individuare dei soggetti unici che dicono prendo tutto io e visto che i costi per il condominio saranno veramente risicati, perché probabilmente si parla delle spese amministrative, qualcosa che non copre perché si detengono un po' di ovviamente di agio su quello che è la quota dovuta dal condominio, però secondo me si arriverà che noi ci rivolgiamo a qualcuno, un soggetto unico che dice faccio tutto io, e se no facciamo 15 assemblee per liberare un Ma intervento. assolutamente, Cioè, anche perché non è possibile. si supera il criterio della offerta più conveniente, no? Si supera nella condizione in cui c'è un soggetto terzo che dice mi assumo il credito del condominio e vi faccio la proposta economica, faccio lavorare l'operatore che mi Vengo piace di più, io. no? Che è nelle grazie del condominio perché ha già lavorato per tutta una serie di altri motivi. Secondo te è plausibile, vero, questa linea, Andrea? Secondo me sì. Secondo me sì, secondo me sì, No, è la più naturalmente. semplice perché se no non ne usciamo veramente. Secondo me non usciamo. Infatti, non, diventa adesso diventa un delirio andare a cercare delle quadre che facciano questi tipi di interventi. Per cui è meglio Perché il rivolgersi. problema poi, tra l'altro, perché di soggetti ne stanno saltando fuori come i funghi, che arrivano e dicono sì, ti prendo tutto io, dammi tutto a me, faccio tutto io. Bisogna stare attenti perché, ripeto, qui non si parla di euro, perché quello che si pagherà sarà veramente risicato. Si parla di garanzie. Cioè, Si infatti, mettono in opera materiali nuovi. Faccio riferimento, per esempio, gli isolamenti a capoto con questi pannelli che non sono... Cioè sono nuovissimi, materiali riciclati, dureranno nel tempo, perché se io faccio qualcosa che mi si disfa, sì, ho avuto la detrazione, ma mi si disfa tra 5 anni, no. adesso Sappiamo secondo me che... si supera un po' la questione del vado a cercare il prodotto più economico, anche se riciclato, nel senso che adesso quel prodotto che vi ho fatto vedere è un prodotto della BASF ed è un pannello sicuramente che ha un certo costo, oltre un po' perché deve ammortizzare la questione del fatto che anda a chiedere il CAM, quindi l'omologazione per il CAM, un po' perché è una marca di primaria importanza, ma ce ne sono tante altre di queste tipologie qui, per cui siccome superando la logica del miglior prezzo, no? Si entra dentro nella logica della miglior prestazione, per cui se, non, se dal decreto che deve venire fuori non vengono fuori diciamo, Chiarimenti. delle tabelle di confronto economico che limitano parecchio il campo d'azione, probabilmente mi aspetto che si riescano a fare degli interventi pregevoli, quindi insomma, la vedo piuttosto bene. Naturalmente bisogna trovare un general contractor di un certo rilievo e come vedo nel commento di Pezzoli che lui è stato bruciato dalla cessione del credito, quindi ha avuto un'esperienza, fra l'altro l'abbiamo avuta insieme. Difficoltosa, vedo, ci vuole un partner di tutto rispetto che abbia già fatto questi tipi di operazioni. Cioè, vedi Andrea, tu la vedi da tecnico e tu dici mi arriverà una mole di lavoro, quella che riesco a fare faccio, il resto che vado a spendere. Noi amministratori, adesso io fortunatamente non ho tanti condomini in amministrazione, ma chi amministra 60, 70 stabili, cioè secondo me è difficilmente pensabile di fare 60 bonus, super bonus, cioè o uno assume 150 persone, che poi si sa, quando si prendono dei collaboratori, il
10%, se va bene è buono, quell'altro si lavora per farli lavorare. Di conseguenza, cioè, come si fa a gestire una mole di lavoro del genere se io inizio a incaricare il tecnico che mi fa il progetto, poi chiedo le offerte, poi vado a cercare quello che... Cioè, non è percorribile. Quindi, secondo me, non è pensabile... Perdonami, adesso ci sei... No, ma ci sto. Contattare te, ma io so che te ci sei già mosso in maniera giusta. Conviene trovare il soggetto che gestisce tutto il gruppo. Tutto, no? E io ho un interlocutore, non 12, anche per le responsabilità, perché alla fine c'è una responsabilità solidale. Sì. Nel momento in cui ci sia qualche problema alla fine e si è fatto un lavoro da 500.000 euro e questi 500.000 euro salta fuori che le due classi non sono state migliorate. Assolutamente. C'è la responsabilità solidale, c'è sia il tecnico che fa l'asseverazione che il fiscalista che mette il visto, quindi c'è un po', ci sono due aspetti che sono abbastanza importanti su questo discorso qui, quindi è assolutamente comprensibile. È chiaro che adesso sicuramente è sull'onda di tutti mettere insieme questi tipi di interventi, quindi immagino la mole di lavoro e di richieste ci siano. Bisogna, secondo me, in questo momento qui cercare di fare un po' attenzione, cambiare un po' tutta la questione, perché oggi si rischia di dire delle cose che domani vengono smentite. Quindi... Quindi, cioè, di fatto il decreto c'è, però mancano i decreti attuativi, mancano le linee guida, cioè non sappiamo come... Ci sono tanti dubbi, ecco, che... quindi, diciamo, sicuramente tergiversare in questo primo momento è secondo me l'unica soluzione per evitare di infilarsi in dei tunnel dai quali dopo difficilmente. Poi è chiaro che naturalmente la gente adesso dice è il primo di luglio è qui, quindi vogliamo già avere l'intervento operativo per il primo luglio. Ci va bene, però se poi nel decreto viene fuori un elemento che non è stato valutato, rischi di mettere in rischio di cooperazione. Quindi poi io sono favorevole.